Questo più che un video è un vero e proprio campo minato. Ebbene sì, perché parleremo del rispetto e del farsi rispettare. È un campo minato. La maggior parte delle persone che cercano il rispetto, che vivono la vita con questo valore molto alto nella propria scala di valori, tende a soffrire tantissimo. E soprattutto quando si parla o si discute della parola rispetto, di cosa significa e di cosa significa dare rispetto e ricevere rispetto, tendenzialmente si alzano i toni. Molte persone lo cercano il rispetto, magari danno anche rispetto ad altre persone, ma soprattutto lo cercano. E a quelle persone, se mi fare questa domanda, tu cerchi il rispetto? Da chi stai cercando il rispetto? Soprattutto per cosa stai cercando il rispetto? E come vorresti essere rispettato o rispettata? Oggi in questo video ti spiegherò come farsi rispettare e soprattutto tutte le cose che ci stanno dietro alla parola rispetto e se è davvero un atteggiamento produttivo, cioè se davvero è utile per te andare a cercare questo rispetto come un valore veramente alto nella tua scala. Sei pronto? In questo video non ti dirò quello che tu vuoi sentirti dire, perché non è il mio ruolo. Il mio ruolo è dirti cosa è produttivo davvero, cosa può renderti felice, cosa può farti fare un salto di qualità nella tua vita, nella tua gestione delle emozioni, nello sviluppo della tua forza emozionale. E quindi in questo video ti darò delle soluzioni molto, molto, molto potenti. Sei pronto? Benvenuto in Parli di Coaching! Io sono Mauro Pepe e questa è la community Vinci con la Mente. Una community di crescita personale e tu puoi rimanere agganciato o cliccando mi piace sulla fanpage o iscrivendoti al canale YouTube. Io in ogni video ti darò delle perle di crescita personale con il mio personale obiettivo che tu faccia un salto di qualità. Oggi parleremo di rispetto e farsi rispettare. Ma partiamo dalle definizioni, perché le definizioni sono importanti. La definizione di un termine ne determina il valore, ne determina il vero significato. Te la leggo così da non sbagliare. Il rispetto è un valore. Il rispetto è il riconoscimento di una superiorità morale o sociale manifestato attraverso il proprio atteggiamento o comportamento. Cercare rispetto significa cercare di essere riconosciuta la propria superiorità. Dare rispetto significa avere un comportamento reverente per innalzare a superiore l'altra persona. Il rispetto, ripetiamo, è un riconoscimento di superiorità, come se le persone fossero di livello diverso. O meglio, questo è quello che vuole il valore rispetto. Inoltre, ogni valore ha un sottostante che si chiama regola. Ogni valore viene soddisfatto o meno in base a delle regole. Una persona potrebbe sentirsi rispettata se gli viene parlato con reverenza, tipo lei o ingegner Pepe o cose del genere, magari si sente rispettato. Un'altra persona si sente rispettata magari se l'altra persona ha un comportamento più diretto, per dire Mauro, io ho bisogno che facciamo questo, questo e quest'altro. Magari si sente rispettato perché dice caspita, ci mettiamo subito sullo stesso livello. Le regole sono diverse per ogni persona e sono interpretazioni nostre interiori che dipendono un po' dalla società, un po' dalla cultura, un po' dalle nostre esperienze. Ma in base a questi due parametri, le regole e i valori, noi determiniamo le nostre risposte sia emozionali ma anche le nostre risposte proprio di comunicazione. Cosa fondamentale da capire è che se il valore rispetto è molto alto, noi cercheremo di parametrare le nostre esperienze, quello che facciamo e come viviamo attraverso il rispetto meno di alcune situazioni. Cosa molto importante, rispetto non significa comportamento etico. Comportamento etico è quando tu ti comporti bene, eticamente, verso un'altra persona. Rispetto significa reverenza e porlo in superiorità. Quindi, io posso comportarmi bene con chiunque, ma senza ipotizzare il rispetto. Non mi interessa rispettare un'altra persona e metterla a un piano superiore al mio. Non mi interessa. In alcuni ambiti sociali il rispetto è dato al ruolo. Ad esempio, io sono in una partita di calcio, sono un calciatore, ho un certo rispetto verso l'arbitro perché l'arbitro ha un potere. Oppure sto in un tribunale, si ha rispetto verso il giudice perché il giudice ha un potere, eccetera, eccetera. Gli studenti stanno a scuola, hanno rispetto verso l'insegnante perché l'insegnante ha un potere. Ma il discorso qual è? È che nella comunicazione tra due persone, nel momento in cui il valore rispetto è molto alto e si parametrizza quella comunicazione tra le due persone, si fanno la maggior parte dei casini.
Io ti voglio fare un esempio assurdo per farti capire cosa penso io. Io penso che ogni singola persona è meritevole di amore ed è meritevole di un comportamento etico. Che significa? Che se io mi trovo a tu per tu con il Papa, io non ho bisogno di rispettarlo, né lui ha bisogno di rispettare me. Abbiamo bisogno entrambi che entrambi hanno un comportamento etico verso l'altro, perché siamo uguali, siamo due esseri umani, tutti e due proviamo emozioni, tutte e due proviamo la paura, tutte e due proviamo l'entusiasmo, la gioia, tutte e due magari abbiamo delle nostre insicurezze, siamo esseri umani e quindi meritiamo tutti quanti di vivere allo stesso livello, siamo tutti uguali. Questo è il mio pensiero ed è un pensiero che non è tanto per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Io non sono un giudice, non mi metterò mai come giudice, questo è giusto, questo è sbagliato. Non è il mio stile, io sono un mental coach, quindi non mi occupo di capire cosa è giusto e sbagliato, ma possiamo lavorare e capire cosa è produttivo e cosa è improduttivo. E infatti è fondamentale capire che il mio obiettivo è raggiungere la felicità e fare un salto di qualità. A me non mi interessa essere superiore o inferiore a un'altra persona. Mi interessa proprio questa cosa. Quello che mi interessa è la mia felicità, è il raggiungimento dei miei obiettivi, dei miei desideri, è vivere la vita che davvero ho scelto di vivere. E magari ho un altro obiettivo, è quello di aumentare la mia sicurezza, la mia autostima. E non ho bisogno che un'altra persona certifica quanto io sia bravo o quanto io non sia bravo. Quello è un suo giudizio o una sua opinione. Certo, io ringrazio per ogni volta che ognuno di voi mi dite che vi è piaciuto il video, ma per l'amor del cielo vi ringrazierò per sempre. Ma non è che mi sento mancato di rispetto se qualcuno mi dice che ho detto una cagata o dice che non ne capisco niente. Quella è un'opinione, rispettabilissima, ma a me non interessa. La cosa che interessa di più è capire cosa è produttivo o meno. Se io avessi il mio valore di rispetto molto elevato, soffrirei tantissimo. Chiunque ha nella propria vita, nella propria scala di valori, i valori, per farti qualche esempio, sono l'amore, l'amicizia, il rispetto ad esempio, la comunione, l'unione, la forza interiore, e ce ne sono tantissimi altri di valori, ne possiamo citare veramente tanti. E ne abbiamo una scala di valori. Diciamo che i primi valori, i primi tre, sono quelli che ci permettono di parametrizzare, cioè significa di misurare cosa va bene e cosa non va bene nella nostra vita. Sono come un codice di condotta, ci permettono di fare delle scelte consapevoli, ma a volte anche inconsapevoli. Quindi se io ho un livello di rispetto molto alto nella mia scala di valori, soffrirò perché misurerò tutte le cose in base a se sono stato rispettato, se ho rispettato, se quella persona ha rispettato l'altro. Ma purtroppo due persone potrebbero litigare per il rispetto anche avendo tutte e due l'obiettivo di rispettare l'altro, perché magari hanno delle regole diverse. Ti faccio un esempio, quello più comune: due persone litigano. Magari io sto litigando con un'altra persona. Per me, quando una cosa è importante, bisogna parlare in maniera accesa e anche alzando la voce, perché per me è importante, lì comunico che sto rispettando quella situazione. L'altra persona dice: no, se la cosa è importante, bisogna parlare con calma, ci sediamo, perché questo è importante. E se alzi la voce vuol dire che mi stai mancando di rispetto. E l'altro pensa: se abbassi la voce vuol dire che per te non è importante e mi stai mancando di rispetto. Entrambi vogliono rispettare l'altro, però hanno regole diverse. E sono soprattutto regole inconsce, non se ne rendono neanche conto, la maggior parte delle persone non se ne rende conto. E che succede? Che queste due persone litigano, però con l'intento tutte e due di rispettare l'altro. Quindi stai attento, perché il valore rispetto porta sempre casini e guai. Ora andiamo a vedere qual è l'atteggiamento invece produttivo. Produttivo che significa? Che ci dà un vantaggio. E generalmente un atteggiamento è produttivo o meno in base a un obiettivo. Il mio obiettivo è la felicità. A me non interessa che la superiorità verso qualcuno o non essere inferiore rispetto a qualcun altro. Il mio obiettivo è la felicità. La mia felicità è quello di raggiungere i miei obiettivi, i miei desideri, vivere una vita che sia davvero appagante. Questo è il mio obiettivo. E quindi cosa è produttivo se hai anche tu questo obiettivo? È quello di capire che ogni persona è uguale alle altre ed ogni persona merita amore e può accogliere l'amore. Ogni persona deve amare le altre persone e può accogliere l'amore che gli arriva. E se qualcuno mi offende, il problema è il suo.
È lui che non è in equilibrio, è lui che sta provando un'emozione improduttiva. Io mi arrabbio meno in base alle mie scelte personali. Se una persona mi offende, se una persona si arrabbia con me, anche in casi molto più complicati, che sono nel mondo del lavoro, in famiglia o in situazioni dove magari ci teniamo tanto al rapporto con l'altra persona, anche in quel caso l'emozione la creiamo dall'interno. Lo so, non è una cosa facile da accettare, però è quello che è stato dimostrato dalle neuroscienze e dalla psicologia moderna, cosa molto importante. Quindi, ricapitoliamo questo video molto complesso e mi rendo conto che ho trattato di argomenti molto molto delicati. Rispetto ed etica sono due cose molto separate. L'etica del comportamento è quando noi viviamo il comportamento e ci comportiamo in maniera etica, quindi ci comportiamo bene verso gli altri e pretendiamo anche che gli altri si comportino bene con noi. È importante che nella società ci comportiamo bene l'uno con l'altro. Il rispetto invece è un riconoscimento di superiorità sociale, economico o morale. Superiorità, quindi significa che una persona è superiore e un'altra è inferiore. Questo è il rispetto e questa è l'etica. Stiamo nel mondo dell'etica. Se vuoi davvero che gli altri si comportino bene con te, comportati bene con gli altri. Spesso trovi la frase: se vuoi essere rispettato, prima rispetta. Elimina! Toglila! Togli il rispetto alla tua vita! Metti dentro parole quali amore, etica, amicizia, un comportamento produttivo, emozioni, gioia, entusiasmo. Ed elimina quello che davvero potrebbe farti soffrire. Se tu hai un valore rispetto molto alto nella tua scala di valori, soffrirai molto più di quando non gioirai. Questo è davvero tosto. Scrivimi nei commenti, io lo so che ora scoppierà un ginepraio in questi commenti, va bene, io cercherò di rispondere ad ogni singolo commento e mi auguro che questo video, che non è un video comune, ti abbia semplicemente fatto aprire gli occhi e fatto vedere la situazione da un punto di vista diverso. Io da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!